Conte Dracula. Jonathan Harker. Lei era atteso. Sia il benvenuto nel mio castello. Grazie. Si accomodi. Hola, ciao da Grande Cinema con Marco. Allora, prima di fare la recensione del film, vi dico che ho stretto una collaborazione con un bellissimo canale che è Cinema Arte, il quale fa dei video e delle recensioni che sono il top. Quindi dopo la mia recensione guardatevi anche la sua recensione. Allora, il film è un classico della Hammer, dal titolo Dracula il vampiro, del 1958, con la regia di Freddy Francis e con due grandissimi attori che sono Peter Cushing e Christopher Lee. Christopher Lee famoso per il suo ruolo del Conte Dracula, mentre Peter Cushing per due ruoli emblematici che sono Van Helsing e il Barone di Frankenstein. E qui nel suo secondo film horror, dove appunto interpreta Van Helsing, che ingaggia un'altra persona per andare nel castello di Dracula e ucciderlo, però fallisce e viene vampirizzato, e quindi Van Helsing si reca nel paese dove incontra sua moglie Lucy, che viene anch'essa vampirizzata, ma lui riesce a salvarla, e dopodiché in ultima riesce ad andare nel suo castello, dove c'è una lotta estrema appunto per uccidere il Conte Dracula. Allora, come al solito, vi lascio sotto il link per vedere il film, ma prima guardatevi la recensione di Cinema Arte. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Dracula il vampiro, Horror of Dracula 1958, diretto da Terence Fisher e interpretato da Christopher Lee e Peter Cushing, è il primo dei nove film che la Hammer Film Production dedica al leggendario mostro succhiasangue. Dopo aver iniziato la serie dedicata alla figura di Frankenstein nel 1957, cambiandogli diversi aspetti per aggirare i divieti della Universal Pictures, che ne detiene i diritti, la Hammer si cimenta con Dracula, dando vita anche qui a una figura un po' diversa da quella portata in scena da Bela Lugosi nel film di Todd Browning del 1931. Il regista Terence Fisher mette in atto qualche variazione rispetto al romanzo che Bram Stoker scrisse nel 1897. Jonathan Harker arriva al castello del Conte Dracula sotto le mentite spoglie di un bibliotecario. La sua missione è liberare il mondo dalla crudele creatura. L'impresa fallisce e l'uomo viene trasformato in un vampiro. Alcuni giorni dopo il dottor Van Helsing giunge al villaggio, spinto da una lettera di Harker. Purtroppo quando si reca al castello trova l'amico vampirizzato ed è costretto a ucciderlo, conficcandogli un paletto di legno nel petto. In seguito, dopo essere stato a casa della fidanzata di Jonathan, Lucy scopre che Dracula l'ha presa di mira. Considerato dai più uno dei miglior film di Dracula, Terence Fisher utilizza il Technicolor e si sofferma sul duello tra i due antagonisti principali. Quando questi entra in scena si avverte la sensazione che la sua vittima non avrà scampo. Tuttavia gli manca quel fascino che le sue vittime subiscono, non aspettando altro di essere morse. Il morso sul collo è la metafora del sesso. E l'atteggiamento delle fanciulle sottolinea il desiderio sessuale che le domina.
espresso in un fremito che pervade il loro corpo. Fischer è stato abile a rendere tangibile l'effetto desiderato. L'intento è stato quello di renderlo un cattivo puro, senza offrirgli alcun alibi per il male inferto, senza dare spiegazioni di sorta sul suo passato. Dracula è un personaggio letterario molto amato e sfruttato, prima a teatro e poi al cinema, fin dai suoi albori. Di oltre 40 film dedicati a lui, quello di Fischer ha sicuramente il pregio di aver introdotto il colore, il sangue copioso che cura dalla bocca e i canini retrattili, provocando un impatto emozionale maggiore rispetto al bianco e nero, nell'epoca in cui è uscito per la prima volta al cinema. Il film esce prima negli Stati Uniti l'8 maggio 1958 e nel Regno Unito circa un mese dopo, il 16 giugno 1958. Christopher Lee e Peter Cushing adempiono perfettamente alle direttive del regista, confezionando un film che rimarrà nella storia del cinema. Il Dracula di Fischer è fallico, sublimato intimamente ferino, non muta in animale, ma accede dagli ingressi principali dei salotti borghesi al solerte invito di languide fanciulle. Non ama ma dissacra, si sfama ed elargisce in spregio il suo piacere. Non si incontra negli specchi, ma è riflesso negli sguardi turgidi e repressi del gentil sesso londinese. Rossi smaglianti e verdi metifici sui velluti damascati delle sontuose dimore vittoriane, colme d'ombre e cose, spazi aperti su giardini pensili e pleniluni imperituri, musiche senza pace. Qui giace e riposa la britannica casa Hammer. Grazie a Marco per questa collaborazione e alla prossima video recensione.